Fabius Family, qua Fabius, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi si svolgerà nell'arco di una settimana intera. Infatti ho deciso di fare lo scherzo a Graziana per una settimana, andando a tirarle in faccia il cibo del McDonald's. Però vedrete, ogni volta un giorno diverso. Ho provato a farlo per una settimana perché l'ho già fatto, voi vedrete le reazioni di Graziana. Mi sono divertito troppo, cioè troppo proprio. Consigliatemi uno scherzo nei commenti da fare, magari per un mese, per una settimana, scrivetemelo qua sotto. Oggi dobbiamo arrivare a 500.000 iscritti, cioè oggi è il giorno, raga. Iscrivetevi perché siamo a 499.000, oggi ci dobbiamo arrivare. Vi lascio al video, lasciate i like e ricordatevi di iscrivermi qua sotto, un video da fare. Ci siamo! Alias Family, qua è Fabius! Ciao! Oggi siamo al McDonald's perché faremo un video che mi avete chiesto in tantissimi proprio, con Graziana. Dovete fare una settimana a McDonald's, ma ogni volta dovete mangiare una cosa diversa. Ok. Cioè, per esempio, oggi toccava le patatine. Okay, ci hanno scritto una cosa positiva almeno. Sì, oggi si parte con le patatine. Ma quanto tempo? Questi video sono facilissimi da fare perché dobbiamo soltanto mangiare. Guarda come si sta divertendo a fare questo video, Me le sto mangiando tutte! Sono un pro! Wow, mi fai saltare il sale, scemo! Mi fai saltare? Ah, io non ci riesco, e tu? Non riesci a prendere al volo? Dai! Dai, che c'è l'olio! Vai al volo! Ah, ora lavoro al volo! La voglio pulita, non tua! Che queste si ammollano tutte! Oh! Guardo a te, io guardo qua quando le tiro. 3. Oddio! Cosa? Che non me ne sono partito. E che se entrava una era niente. Voto alle patatine di oggi. 8,5. 8,5 anch'io, molto buone. Anzi, buono, buonissimo. Buono, buonissimo. Ci vediamo al giorno 2. Ragazzi, gli sto dando tante opportunità, ma Graziana proprio non è buona. Giorno 2. Stiamo cercando un posto dove parcheggiare. Raga, oggi fa un caldo incredibile, quindi oggi andremo a pappare un bel... Ci siamo messi d'accordo perché qui i gusti erano diversi. Alla fine abbiamo optato per un double cheeseburger. Perché una cosa che mi hanno chiesto nei commenti fino all'altro giorno: stai sempre tu davanti, devi inquadrare di più Graziana. Ah sì, questo è vero. E io ho detto vabbè, scusate, è vero. Così tu sei pienamente al centro dell'attenzione e nessuno mi potrà dire più nulla. Questo qui è il panino. Buono. Molto buono, buonissimo. Smetti. È nel mio DNA. Prego. Allora, se io posso essere sincera. Certamente puoi. Io con questo panino, cioè il big... Assaggio io ora. Un pelo. Vabbè. No! Però scusa, lo volevo tirare fuori dal finestrino. No, mi hai preso nell'occhio. Mi dispiace, Graziana, non l'ho fatto apposta. Io non lo so se non l'ho fatto apposta, adesso mi dispiace. Che poi mica l'ho fatto apposta. Dove cioè sono i fazzoletti? Non lo so. Vabbè, Graziana, però ti sei alzata, mannaggia la miseria. Cioè, mi hai preso l'occhio, l'orecchio. Scusa, ma come si fa? Ma no, l'orecchio. Raga, guardate l'orecchio di Graziana. Ma che schifo. Cioè, nell'orecchio pure. Incredibile. Ma vedi, a questo, vedi. E mica l'ho fatta apposta secondo te? Lo so, però pure tu che cavolo. Ma scusami, ma se io devo buttarlo da là, tu ti metti davanti. Ma tu perché lo devi buttare da qua prima di tutto? E dove lo devo buttare? Lo poggi in un fazzoletto. Non ne abbiamo, cioè avevi solo quello. A parte il giorino, questo panino può andare, lo faremo finire a Graziana. E ci vediamo domani. Giorno numero 3. Come potete ben vedere qui, abbiamo un gelatino che si sta sciogliendo. Quindi l'abbiamo preso tipo un secondo fa. È buono? Ma non so piace. Dire. Non so dire. Buono, buonissimo! Ah! Ciao, bravo. Oh cavolo, è buono. Quando ero piccola non mi piaceva. Che voto dai a questo gelatino? 8,5. Anche 9. Mangiato... 9 te lo vai a prendere dalla gelateria artigianale. Io ho mangiato gelati da gelaterie artigianali che facevano più schifo di questo. Questo si merita un bel 9. Devi essere più gentile verso i dipendenti del McDonald's. Non è che siccome li devi insultare. Ma che perché senso? Non fare il gelato che lo fa la macchinetta. No, grazie. Nell'occhio. Nel senso, cerca di raccogliertela, ferma. Ah! No, peggioro la situazione, niente. Aspetta, grazie, aspetta, che sta colando tutto. Ce l'hai in un fazzoletto? Lo devo cercare. Sì, veramente. Ma che cavolo? La macchina! Il Porsche, mo gli sto sporcando il Ferrari.
Ma il problema è che mo se ne è venuta di faccia sul mio gelato non lo posso neanche mangiare perché mi fa schifo. Che è, madonna, l'occhio non vedo. Io ho sentito che c'è una sindrome del gelato nell'occhio. Vai, ma vabbè. No, ti giuro, dice che se ti becchi il gelato nell'occhio l'iride si ghiaccia e puoi non vedere zitto. Più. Sto scherzando. Ho le mie colpe, ma pure tu, eh. Fatto. Io non ho spazio di manovra. Come faccio a fare così a non tirartelo? Già con le mani, figurati col gelato in mano. Vabbè ragazzi, un po' nervosa oggi. Giorno 4, ci vediamo domani. Oggi una bella insalatina, ragazzi. Io so già tutte queste cose come sono, perché ho fatto una settimana solo McDonald's, quella proprio vera potente. E vi posso garantire che fa schifo l'insalata. E i condimenti? Dovrebbero stare nella busta. Non ci sono. Non li ha messi. Che ci mangiamo l'insalata così? Vabbè, non mi va di tornare indietro, grazie, a mangiarla così. Ah! È caduto tutto! No, è caduta una foglia di insalata nella macchina. Due. Di Graziana. Oh madonna, come faremo? Ma non sporcare, che stai buttando le foglie a terra. Ma non c'è un pomodorino? Che voto dai a questa insalata? Non classificato. Ho perso quel condimento ancora. Poi non capisco, cioè guardate questa, è sporca tipo. No ragazzi, questa insalata completamente. Ma perché è scondita secondo me? Perché già l'olio, il sale. Ma che? Oh! Madonna, grazie, c'è un ragno. Sei scemunito. Oh madonna. Ma sei trimone. È il ragno. Aspetta, apro. È uscito? Gra, è uscito, no, io tu, non entro tu in macchina. Esci. E non entrare più in macchina. No, però veramente, vedi, è uscito il ragno. Vaffanculo, vai. Guarda che cacchio hai fatto, ma che è un bosco. Ma è uscito il ragno, che me ne frega dell'insalata. Non lo so, non... Vedi, stava solo lo cruscotto. Vedi, non entro mai sì, più. Sì, ma non, cioè, non puoi fare ogni volta ste cose. Na pussi, veramente. Oh, bro, io c'ho paura. Non ci sta niente. Se sta di nuovo il ragno, me ne scappo a piedi. Stai zitto. Ma no! Vattene, che hai fatto? Mo raga, il macello. Guarda, pure qua ce li hai. Cioè, hai ragione. Però c'è da dire che se tu pulivi la macchina e non c'erano i ragni, non succedeva. Almeno questo concedimelo. Non c'era un ragno. C'era, c'è, e che lo tira a cacchio. E che è volato, che io non l'ho visto il ragno. Ho aperto. Guarda, guarda. Cioè, ma non finiscono più. Guarda. Ti sto pure aiutando quando non dovrei aiutarti. Grazie, si può controllare la paura? Beh, vabbè. Giorno numero 5. Oggi abbiamo per voi un magnifico McFlurry. C'è un po' troppa luce oggi, però e va si bene. Schiatta di caldo. Sì, ma a me questo non è che mi faccia. Beh, ragazzi, a Graziana dovete capire che non piace niente. Lei qualsiasi cosa mangia non gli piace. Miam. È il gelato che abbiamo mangiato tre giorni fa. No, due giorni fa. Abbiamo mangiato il terzo giorno il gelato. Mi ricordo. Il secondo e il terzo giorno. Non me lo ricordo più. Però con all'interno. Oh, vedi questi cercavo io. Questi qui, questi piccini. Va bene. Sta facendo la latrina. Porca miseria. Senti, latrina. Fatto male. L'ho capito. Cosa? È una volta, due volte, tre volte, ma è rotto. Quante storie. Per un po' di gelato, cioè non è che ti ho tirato un po' di gelato, Ma tu pensi che io sia cretina? Vuoi la risposta sincera o la risposta falsa? Che voto del gelato? Vuoi che te la metto in testa? Non ti sono entrate le noccioline negli occhi, però. Concludi il video. Ma io dovevo fare una settimana, siamo arrivati a 5 giorni. Non mi interessa, concludi il video. E gli altri due giorni di McDonald's? Concludi il video. Prendi per qualcun altro, guarda. Ragazzi, Graziana oggi ha il ciclo. Non è vero. Non vi preoccupate, un altro giorno. Non è vero, perché sono 5 giorni che mi butti le cose addosso e mo basta. Non è vero proprio, il primo giorno che ti ho buttato. Niente. Le patatine. Stavamo giocando. No, perché ho messo
tutti i punti in ordine. Quindi non vuoi continuare gli altri 5, gli altri 2 giorni? No. Beh ragazzi, purtroppo Graziana non è riuscita a superare questa challenge. No, vado a fare saluta fuori che io devo pulire. Io mi sono divertito un botto. Ovviamente Graziana non credo che si sarà divertita così tanto. Però comunque c'è da dire che che cosa mi... Era avanzata, sai. Graziana, vattene. No! Guarda che te la lancio. Vuoi vedere che ti tiro un cazzotto? Ma porca miseria. Dopo tutto quello che mi hai lanciato, parli? Eh? Ehi, oh. Siamo pa. Puoi chiudere, per favore? Smettila.